Vaccini, il presidente Zaia aggiorna sugli ultimi colloqui per l'acquisto in autonomia delle dosi. In Veneto sono arrivate altre 3 proposte. All'ULS 7 si attende l'arrivo del vaccino AstraZeneca, in corso riunioni per definire il piano organizzativo per la somministrazione. Superstrada Pedemontana Veneta, la regione conferma, la tratta da Bassano a Montebelluna sarà aperta in primavera. 10 febbraio, giorno del ricordo, la testimonianza di chi ha vissuto il dramma delle foibe e dell'esodo. Studenti rispettose delle norme anti-Covid, il nostro viaggio all'uscita delle scuole per capire se piace la proposta di Draghi. Camion frigo esce di strada a causa del ghiaccio e si rovescia a Roana, la strada provinciale rimane chiusa per ore. Non rispetta le norme di contenimento del Covid, il laboratorio tessile chiuso per 5 giorni e multato il titolare. Il lento ritorno alla normalità, a Cittadella riapre il camminamento di Ronda con ingresso da Porta Bassano. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, subito un aggiornamento del tardo pomeriggio di oggi della Regione Veneto per quanto riguarda i dati sul Covid-19 che a quanto pare abbastanza positivo. Vediamo solamente 285 nuovi casi positivi per quanto riguarda i ricoverati ospedalieri, meno 25 in terapia in area non critica, quindi siamo a 1037, la terapia intensiva rimane stabile, quindi 136 attualmente ricoverati positivi. Il delta dei decessi ne registra 10. Piano vaccini, quindi oggi il presidente Zaia ha aggiornato sui movimenti di approvvigionamento in autonomia e intanto arrivano anche altre 3 proposte. Di certo un paio di interlocuzioni che sono solide e devo anche dire, non con tanta sorpresa, che anche oggi nella posta che ho visto abbiamo altri 3 realtà che propongono vaccini. 2 ieri, vedo che c'è comunque effettivamente chi propone vaccini. Depurati da quelli che hanno la stessa dignità ma non a livello di EMA, che propongono Sputnik e cinese. Il presidente Zaia fa il punto sui contatti autonomi che la regione sta portando avanti per l'approvvigionamento di vaccini e da semplici colloqui nelle ultime ore si è fatto un ulteriore passo con nuove proposte di fornitura. Adesso il dottor Flor ha voluto concretizzare questa ultima fase di interlocuzione con un'azienda chiedendo la formulazione dell'offerta scritta, prima era verbale, oltre a carte mandate erano pur parole. Adesso vedremo che contratto arriverà e poi si capirà. Inutile anche illudere i cittadini facendo credere ai cittadini che c'è il camion sul piazzale pieno di vaccini finché non l'abbiamo verificato. Il tutto, se avrà compimento, dovrà essere fatto nell'ossessivo rispetto delle procedure, delle norme e della legalità. Da tenere conto, spiega Zaia, come in poco tempo lo scenario sul fronte vaccini sia mutato. Adesso c'è questo nuovo scenario che non conoscevamo, che sembra ci sia sul mercato una quota in mano a intermediari, che saranno quelli che forniscono in giro per il mondo, che so, le farmacie. Il governatore si toglie poi qualche sassolino dalla scarpa rispondendo a chi ha parlato di una fuga in avanti della regione per quanto riguarda i vaccini. Siamo senza vaccini, te lo dico in Veneto così e lo capiscono tutti. Siamo senza vaccini. Abbiamo le persone, i cittadini veneti disperati, quelli che vogliono vaccinarsi, che ci telefonano perché vogliono essere vaccinati. Questa è la situazione. E c'è qualcuno che dice una fuga in avanti? Guarda, cioè, io non ho parole. Cioè, non va mai bene niente. Cari veneti, c'è qualcuno tra i veneti che dice che abbiamo la colpa di esserci preoccupati di andare a trovare i vaccini per i veneti. Anche nell'ULS 7 Pedemontana prosegue la campagna vaccinale. Lunedì inizierà la somministrazione agli ottantenni, mentre si attende l'arrivo del vaccino AstraZeneca. Ormai è questione di ore. Anche all'ULS 7 Pedemontana si attende l'arrivo dei vaccini AstraZeneca. Si parla di 25.000 dosi su base Regione Veneto. E quindi a noi, con una quota di accesso di circa il 9-10%, dovremmo oscillare tra le 2.400 e le 2.500 dosi. La fornitura delle dosi AstraZeneca darà il via alla fase 2 della campagna vaccinale. Ha due grosse categorie di popolazione target: il mondo della scuola, sia gli insegnanti sia il personale non docente, quindi tutto il personale ATA, e dall'altra parte il personale di pubblico interesse, principalmente quindi le forze dell'ordine. E poi ci sono, ma attendiamo istruzioni su questo, delle categorie
di pazienti cosiddetti super fragili, che sono i pazienti in attesa di trapianto, che sono poche unità, diciamo nella popolazione ULS, sono poche persone, i pazienti affetti da fibrosi cistica, che è una malattia genetica che comporta una particolare sensibilità dell'apparato respiratorio, e poi invece una popolazione che purtroppo è un po' più diffusa, che è quella dei pazienti oncologici. AstraZeneca, come indicato dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, sarà destinato alle persone tra i 18 e i 55 anni. Per pianificare gli aspetti organizzativi della fase 2, l'ULS 7 si sta confrontando sia con l'ULS 8 che con la prefettura. Intanto è tutto pronto per l'avvio delle vaccinazioni agli ottantenni, previsto per lunedì prossimo, 15 febbraio. Anche le promesse di fornitura per tutto il mese di febbraio, per le prime settimane di marzo, sono già calendarizzate, e quindi, salvo imprevisti, abbiamo la conferma che tutto procederà regolare. Promossi a pieni voti gli studenti che all'uscita delle scuole si dimostrano attenti e rispettosi delle regole. Questa è una presa di coscienza più forte e più condivisa rispetto a settembre. Promossi a pieni voti, non sappiamo se in tutte le materie, ma certamente in educazione civica. Dopo una decina di giorni dalla riapertura delle scuole, i ragazzi continuano a dimostrarsi attenti e rispettosi delle regole. Mascherina fin sopra il naso, nessun assembramento alla fine delle lezioni, ma soprattutto, come ci racconta una steward in supporto al servizio di trasporto pubblico, anche sugli autobus non si sono registrati episodi di incurie rispetto alle norme anticontagio. Una presa di coscienza più forte e più condivisa rispetto a settembre, con gli studenti che hanno finora dimostrato di meritare fiducia. Era anche doveroso ricominciare, se no non si... Cioè, completamente diverso fare da casa che da scuola. Cioè, ci vuole molto più impegno e anche fatica. Sono contento anche di portare la mascherina anche 6 ore al giorno, ma venire a scuola. Oltre al fatto che è una questione di rispetto, e ovviamente ormai ci siamo anche abituati a tenercela, e proteggiamo noi stessi e gli altri ovviamente. E concordo con mio compagno, è sia una questione di rispetto, una questione anche per se stessi, nel senso si indossa anche per essere, cioè non sei intelligente in non indossarla, fai un torto anche a te stesso. E la proposta di prolungare il calendario delle lezioni a scuola fino al 30 giugno divide l'opinione pubblica. Tanti genitori si dicono favorevoli, compatibilmente con le difficoltà organizzative dei vari istituti. Gli studenti invece hanno pareri contrastanti. Allora noi abbiamo sentito la loro voce e quella anche di alcuni genitori steward all'uscita delle scuole. Lei sta dando una mano chiaramente ai ragazzi in questo periodo. C'è la possibilità che le scuole rimangano aperte fino al 30 giugno, cosa ne pensa? Che da una parte sicuramente tornerà utile e sarebbe importante, dall'altra ci sono molte cose che vanno riprogrammate. Mi chiedo come possono fare a gestire tutto, potrebbe essere utile. Sicuramente i ragazzi non saranno d'accordo con me, però sì, penso che possa aiutare a recuperare. Far studiare di più i ragazzi non è male, perché con la DAD secondo me hanno perso parecchia istruzione. È che si complicano un po' le cose a livello organizzativo per le scuole, nel senso che loro in giugno le scuole hanno scrutini, esami, dagli 4 settimane in più di ragazzi è un po' un casino. E i ragazzi cosa ne pensano? Sinceramente per me è una stupidaggine, perché non ha senso chiudere le scuole fino al 30. Secondo me abbiamo perso un sacco di ore di laboratorio. Essendo che faccio l'ITIS, che è una scuola tecnica, abbiamo perso molte ore di laboratorio. Ho visto personalmente che in DAD abbiamo sì fatto lezione, ma non allo stesso modo con cui l'avremmo fatto in presenza. Quindi non mi sta male l'idea di recuperare 15 giorni. Potrebbe essere, non dico inutile, però insomma per qualcuno potrebbe anche pesare, dico. Che sia giusto non saprei dire, comunque per il tipo di scuola che abbiamo fatto fino adesso è una cosa positiva, anche perché l'istruzione che riceviamo in didattica a distanza non è minimamente paragonabile con quella in presenza. Parliamo ora di Superstrada Pedemontana Veneta. La regione conferma l'apertura in primavera del tratto Bassano-Montebelluna.
I lavori nei cantieri della Pedemontana Veneta vanno avanti spediti. Dopo l'apertura del casello di Bassano Ovest lo scorso 19 novembre, ora la Regione conferma che il cronoprogramma sarà rispettato e che in primavera provvederà l'inaugurazione della tratta fino a Montebelluna. Noi avevamo previsto la conclusione dei lavori del lotto da Bassano Ovest fino a Montebelluna, con il nodo di Bassano che avrete visto è particolarmente impegnativo, per la fine di febbraio, i primi di marzo, e diciamo che lo stiamo mantenendo. E dopodiché ci sarà da avviare tutte le procedure di verifica necessarie per normativa, collaudo, al fine di poter concedere l'apertura, per cui confermiamo per la primavera l'apertura della tratta fino a Montebelluna. Gli operai stanno lavorando 7 giorni su 7 e con turni prolungati nella galleria di Malo, dissequestrata solo in autunno. Non ho segnalazioni di particolari inconvenienti, se non qualche ritardo nelle forniture, soprattutto di apparecchi riguardanti la tecnologia degli impianti, delle gallerie, perché il Covid certamente non aiuta. Durante l'estate saranno terminati i lavori del lotto fino a Spresiano e nella parte vicentina da Castelgomberto fino a Montecchio. Primavera 2022 è aperta tutta, compresi tutti gli attacchi alle autostrade di competenza della Regione, tranne appunto quello sulla A4 che non è di competenza della Regione, dove c'è uno sfasamento di circa un anno. Oggi 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano e giuliano dalmata. A Marostica c'è stata una toccante cerimonia con l'intervento di una testimone diretta del dramma di 70 anni fa. Mi sento proprio rabbrividire quando leggo certi articoli che dicono che le foibe non sono esistite. Io sono testimone oculare di tutte quelle nefandezze e di tutte quelle cose che sono state fatte in Istria. Così è da Rocco, figlio e nipote di vittime delle foibe. A Marostica, nel giorno del ricordo, ha voluto dare testimonianza dell'inferno patito da migliaia di persone. Davanti al monumento ai martiri delle foibe, il sindaco Matteo Mozzo l'ha voluta anche quest'anno per non dimenticare un'altra pagina triste della nostra storia. Pensate, 350.000 persone che lasciano la loro terra, tutto, e vanno con una valigia verso l'ignoto. Non sanno più dove andare, cosa fare. È stata la distruzione della mia famiglia, la distruzione di tante famiglie, la distruzione anche della mia vita, perché sono rimasta orfana in giro per il mondo. Sono stati sacrificati per l'Italia, perché erano italiani, solo per quello, non per idee politiche, perché nelle foibe sono andati anche antifascisti, sono andati bambini, donne, uomini, tutti, perché gli slavi volevano conquistare il terreno, volevano la nostra terra che è così bella. Il sindaco ha citato anche la recente scomparsa di un concittadino, esule fiumano e rifugiato giuliano del dopoguerra. Con la deposizione di una corona d'alloro si è voluto così rendere omaggio a tutte quelle vite stroncate dall'odio. Messaggio che deve arrivare alle giovani generazioni per mantenere vivo il ricordo, far sì che le brutture vissute più di 70 anni fa non si ripetano, ma soprattutto coinvolgerli nel senso del significato di una patria libera, unita e in pace. Io finisco queste parole con le parole di Giuseppe Verdi. O mia patria, sì bella e perduta, o membranza, sì cara e fatale. E tra le vittime del dramma consumatosi lungo il confine orientale c'è un cittadino di Cassola, il carabiniere Antonio Bordignon. La sua storia è emersa di recente. La giunta di Cassola proprio oggi ha approvato una delibera con la quale si impegna ad affliggere in uno dei suoi monumenti una targa in memoria del carabiniere per conoscere la sua storia. Ci spostiamo ora a San Vito, dove è operativo il punto prelievi. Allora vediamo come richiedere un appuntamento.
Dopo l'inaugurazione, il punto prelievi di via Passalacqua a San Vito è operativo e attivo tutti i venerdì mattina, dalle 7 alle 9. Come noto, sarà la cooperativa La Goccia di Marostica a gestire il servizio. Abbiamo pensato di essere proprio vicino alle persone fragili, chi ha bisogno di velocemente, senza tanto tempo, senza tante distanze, fare un prelievo e avere dei risultati subito, veloci. Il servizio è accessibile su prenotazione telefonica, il numero che vedete in sovraimpressione, attivo tutti i mercoledì dalle 11 alle 13. I prelievi li portiamo all'ULS che vengono processati e quindi si hanno velocemente i risultati. Il cittadino può quindi dopo trovare le risultate delle analisi normalmente o tramite internet o presso le sedi amministrative o anche qui. Sono due le persone che saranno presenti nella struttura, ci sarà un infermiere e una segreteria. Le prenotazioni vengono fatte oggi, il periodo di Covid ovviamente, devono essere fatte precedentemente e quindi dopo la prenotazione la persona viene senza aspettare moltissimo e subito può fare il prelievo. Ed ora la cronaca con un tragico incidente accaduto nel tardo pomeriggio di oggi ad Arsie, poco prima della galleria. Nello scontro tra un tir ed una Seat Leon ha perso la vita la persona che era alla guida dell'auto. L'auto, a seguito dell'impatto frontale, è rimasta schiacciata tra il guardrail e il mezzo pesante. Sul posto i soccorsi, i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa, deviazione sulle scale di Primolano, ferito e sotto shock anche il camionista. E continuiamo con la cronaca, con un altro camion che esce di strada e si rovescia su un fianco. Il traffico è stato bloccato questa volta a Roana. Pesanti disagi al traffico dopo che un'auto articolata è finito parzialmente fuori strada lungo l'SP 349 in via 27 aprile a Roana. Forse a causa del fondo reso scivoloso dalla neve, il tir che trasportava un carico di carne è uscito dalla carreggiata appoggiandosi al guardrail. I pompieri arrivati da Asiago e Vicenza con l'autogru hanno stabilizzato il mezzo nell'attesa di un'altra autogru per rimettere in carreggiata il camion frigo. La strada è rimasta bloccata per ore. Una sfilza di violazioni, attività chiusa per 5 giorni, nei guai il titolare di un laboratorio che lavora per una nota ditta di abbigliamento. 9 violazioni alle norme anti-Covid, 4.000 euro di multa, laboratorio chiuso per 5 giorni, oltre a provvedimenti per un lavoratore in nero scoperto all'interno del locale. Siamo in via Volta, Romano Dezzelino, nei guai un 54enne cinese, titolare di un'attività che lavora per una prestigiosa ditta di abbigliamento per bambini dell'Asolano. Nel corso di controlli congiunti tra Polizia di Stato, Ispettorato al Lavoro di Vicenza e Spisal di Bassano, è stata riscontrata la sfilza di irregolarità, a cominciare dal mancato utilizzo della mascherina da parte i 10 dipendenti e dal non rispetto delle distanze di sicurezza, oltre a una situazione igienica pessima e a totale assenza di aerazione dei locali. Durante il sopralluogo un individuo è risultato non dipendente dell'attività, per cui si procederà di conseguenza. Siamo ora alla rubrica C'era una volta. Vi ricordo innanzitutto i riferimenti da inviarci, quindi l'indirizzo email c'era una volta @medianordest.it per inviarci gli scatti, i vostri ritratti e anche per chiedere un contratto. E vediamo allora dove ci porta la cartolina di oggi di Bassano. Un altro pezzo di storia della nostra Bassano che riaffiora nei ricordi e nelle immagini di chi conserva il passato e la sua memoria. Grazie a questa fotografia del 1910 inviataci da uno dei fratelli Donazzan di Pove del Grappa, possiamo ammirare i capitelli di quello che tutti noi oggi conosciamo come Tempio Ossario. La famiglia Donazzan, racconta Paolo, è ancora attiva nel settore della lavorazione della pietra. Ecco dunque un altro tassello di quel mosaico meraviglioso di arte e artigianato che c'era una volta e per fortuna c'è ancora. Il lento ritorno alla normalità. A Cittadella è stato riaperto il camminamento di ronda sulle mura medievali con ingresso da Porta Bassano.
Un viaggio a 15 metri d'altezza, un tuffo nel Medioevo nell'andare lento lungo il camminamento di Ronda di Cittadella, unica città murata d'Europa ad averlo restaurato nella sua interezza e quindi completamente percorribile. Dopo la chiusura a causa pandemia, dal 10 febbraio le mura riaprono per accogliere chi vorrà percorrere nei quasi 2 chilometri dalla caratteristica forma ellittica. Nessuna prenotazione necessaria per la visita, ma gli ingressi saranno contingentati sulla base del protocollo sanitario già adottato. Il camminamento sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17, ultimo ingresso un'ora prima della chiusura. Nel pieno rispetto del DPCM in vigore, le mura saranno chiuse il sabato e la domenica. Diamo uno sguardo ora alla programmazione. Questa sera alle 20 Sport in Casa, sempre con Alex Giuliano. La puntata è dedicata all'attualità. I campionati di eccellenza ripartiranno e il resto del calcio dilettantistico ne parleranno questa sera con il giornalista Alberto Zamprogno di Veneto Gol della Tribuna di Treviso. 21:15 Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli, molti gli ospiti questa sera, tra cui Roberto Di Piazza, Elisabetta Gardini, Barry Mason, Jonathan Montanariello, Simone Scarabella, Ettore Tamà, Roberto Tuninetti ed Alberto Villanova. Ora vediamo insieme le previsioni del tempo di domani. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona serata, arrivederci. Cherubin, i migliori marchi di salumi nazionali di Parma da 15,90 € al chilo. Speciale formaggi freschi, Becia Mastea e Scorza Nera a 6,90 € al chilo. Benvenuti al Meteo. La perturbazione sfila via verso i Balcani, la pressione atmosferica torna a salire e dunque il tempo migliora decisamente sul nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 11 febbraio. Sul Veneto prevale un tempo asciutto e stabile, sarà infatti una giornata piuttosto soleggiata, come vediamo, con il cielo che si presenterà sereno o solo localmente poco nuvoloso. Maggiori addensamenti saranno possibili sulla pianura meridionale, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature senza particolari variazioni, minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi invece fino ai 13 gradi all'incirca. Con la grafica andiamo ora a Bassano del Grappa, la situazione sarà la stessa, tanto sole dappertutto e non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo sarà sereno o al massimo velato con locali e innocui annuvolamenti. Infine anche qui temperature invariate. Dal Meteo di Rete Veneta per ora è tutto, arrivederci. Da Cherubin, anche vino sfuso e in bottiglia. Acquista un box da 5 litri. Avrai in omaggio un etto di spianata calabra. Cherubin, via Gobbi, a Bassano.